Tragico incidente sull'autostrada Firenze-Mare martedì notte al rientro del ponte del 2 giugno. La Fiat Punto, sul quale viaggiava una famiglia filippina residente a Lucca, è stata tamponata per cause ancora in corso di accertamento da un Audi A5 condotta da una lucchese di 40 anni. L'impatto si è verificato in direzione mare tra i caselli di Capannori e Lucca. A seguito dell'urto molto violento sono rimasti feriti gli occupanti del sedile posteriore della Punto, una donna di 27 anni, Clarissa Bolante Narciso, e i due figli, una bimba di 4 e un bimbo di 8 anni. Feriti, ma in maniera non grave, anche il marito della donna e il suocero, che era alla guida della Fiat. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, la 27enne filippina, apparsa subito in condizioni gravissime, è stata portata all'ospedale di Lucca, dove però è deceduta. I bambini invece sono stati portati al Meyer di Firenze. Il più grave è il bimbo, che è in prognosi riservata. Volante Clarissa Narciso abitava con la famiglia in Corte Portici, in centro storico a Lucca, e lavorava al bar Bollicina in piazza Anfiteatro. Oltre ai due figli ricoverati a Firenze, era madre di una terza bambina che fortunatamente non era in auto con il resto della famiglia. Sarà la Polizia Stradale di Montecatini a dover chiarire le cause esatte dell'incidente.